Ciao e benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi ti parlo da ospite nello studio legale Cordeiro Guerra di Firenze, uno studio legale tributario, e voglio parlare dell'opportunità del processo tributario telematico per avvocati e commercialisti. Questa svolta digitale, che da luglio 2019 sarà ormai definitiva, presenta dei vantaggi molto importanti per i professionisti. Cerchiamo in questo video quindi di capire quali sono le principali novità e quali sono i vantaggi che da queste novità possono derivare. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista, e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Le novità principali del processo tributario telematico possono essere riassunte in 5 punti. Il punto numero uno riguarda le comunicazioni. La comunicazione è perfezionata con l'arrivo, la ricezione di almeno uno dei due difensori alle PEC indicate nell'atto introduttivo. Le comunicazioni sono quindi perfezionate, le notifiche sono quindi perfezionate attraverso lo strumento della PEC. Se la PEC ovviamente non è attiva per causa imputabile al ricevente, quindi al destinatario, le comunicazioni possono essere depositate nella segreteria della cancelleria. Il secondo punto fondamentale è che da luglio 2019 il processo tributario telematico è obbligatorio. Possono esservi dei casi in cui ci sia un'esenzione a favore del cartaceo. Ora siamo in una fase che c'è questa alternatività fra telematico e cartaceo. Dopo potrà essere concessa questa alternatività solamente con provvedimento motivato. Ma di default l'obiettivo del legislatore è quello della completa digitalizzazione della procedura. Per ogni causa, sono oltre 200.000 le cause in primo e secondo grado con il fisco attualmente, per ogni causa la procedura telematica sarà obbligatoria. Terza novità, che indipendentemente dalla scelta dell'altra parte, in una fase ovviamente di alternatività, la comunicazione mediante strumento digitale consentirà il perfezionamento della stessa, quindi posso utilizzare il processo tributario telematico indipendentemente dalla scelta che ha fatto l'altra parte e comunque è efficace e valido. La novità riguarda l'attestazione di conformità, che può essere fatta in ossequio al codice dell'amministrazione digitale sia dal difensore che dal dipendente, possono quindi effettuare attestazione di conformità. Ultima novità, quella secondo me più importante, riguarda le udienze a distanza. Questa è la vera opportunità per i professionisti, quindi ci vuole ovviamente una richiesta formulata da una delle parti e l'udienza si può svolgere attraverso collegamento audiovisivo. Per quanto riguarda poi le specifiche tecniche di questo collegamento, dovranno uscire i decreti attuativi. Però insomma, l'importante è capire che c'è questa novità appunto di poter esercitare l'udienza a distanza. Questa riforma porta con sé dei vantaggi che a parer mio rappresentano un'importante opportunità per i professionisti, avvocati e commercialisti che si occupano appunto di diritto tributario. Innanzitutto i documenti sono immediatamente consultabili. Quindi i documenti sono all'interno del processo tributario telematico e sono immediatamente consultabili. In secondo luogo vengono meno i vincoli logistico-territoriali, cioè in favore della specializzazione, quindi i professionisti potranno seguire controversie anche a distanza. Vero che tanti professionisti dicono io lo faccio già, ok, ma ora è incentivante questa situazione. Cioè qual è il futuro delle professioni? Il futuro delle professioni è il venir meno della territorialità in virtù della specializzazione. Quindi chi opera nell'ambito tributario, magari in una piccola città, però è fortemente specializzato perché si sta formando in tal senso, potrà magari gestire delle pratiche anche a distanza attraverso questo ausilio. Introduco così l'ultimo vantaggio, che va a privilegiare soprattutto i professionisti più giovani che magari hanno una propensione migliore agli strumenti digitali. Ovviamente ci sono dei decreti attuativi che dovranno arrivare, però l'importante è capire questa tendenza, capire dove sta andando il legislatore, dove possiamo noi orientare la nostra professione, quindi una professione sempre più digitalizzata, che sfruttando anche gli strumenti propri della digitalizzazione della professione può farci di allargare il numero di clienti, ovvero di restringere le aree di specializzazione. Ripeto, a mio parere, ma non è il mio parere, anche il mondo anglosassone già è in quella direzione da anni, la specializzazione rappresenta il vero punto importante. È così che il professionista digitale potrà ampliare la propria platea di clienti, ovviamente. Professionista digitale e specializzato.